Finalmente varcheremo questa porta. Dobbiamo salvare Six da papà Gambalunga. Vediamo un po'. Esattamente, Azur. Non so se il moderatore può bannare il creatore del canale, eh. Non so se è possibile. Intanto abbiamo altri giocattoli svolazzanti e la magica porta che si chiude. Ma ci consiglio di andare qua a destra. Questa parte fine la trovo veramente molto molto lineare. Qualcosa mi dice che sto sbagliando a fare questo, vero? Ho notato però che... Ah no, se... mi sembrava che cambiasse la musica, invece no. Ma che cacchio si deve fare qua? Ma non male che doveva essere una live breve. E mo? Comunque, ciao Eli. Sei arrivata giusto in tempo per la fine del gioco. Mi credete che non so che cavolo si deve fare? Perché si può chiudere la porta? Ho spinto un po', ma non si chiude. Allora, avevo intuito che qualcosa era legato alla musica, però non... Ah, forse deve entrare solo nelle, diciamo, nelle porte con la musica alta, aspetta. E così qua ci allontaniamo, però. Ok, è andata. Grazie Skip per il suggerimento. Ah, vero, a proposito, mi sono dimenticato una cosa, perdonatemi. Questa volta devo cambiare la categoria. Ok, ora sono pronto per gli spoileratori, raga. Ciao Lori, ciao Sov. Musica? Che posto malatissimo. Ma io spero che ci sia anche qualcos'altro. Perché non vorrei che si limitasse soltanto a seguire porte con una musichina. Però. Aspetta, mica se spingo sta porta mi fa. Sì, vai. Sì, che poi da come ho capito in realtà quel manicomio è proprio un ospedale. Un ospedale per pazzi. Forse siamo quasi arrivati. La morte non può mancare. Dove entrare qui? Ok, e mo?
Ah, devo spingere. Ho aspettato un attimo. Vai. Ora si può fare l'enigma. Apriamo la porta con la musica. Andiamo qui sopra. Ok, forse abbiamo finito con le porte. Perché la musica diventa più inquietante? Cosa mi stai raccontando ora? Oh mio Dio. Che bella stanza dei giochi. Ed esce qualcosa. Oh Marò! Qualcuno mi deve spiegare come cazzo ha fatto a diventare così? Ah, posso avvicinarmi? Non vuole... Oh! Non vuole condividere il suo gioco con noi. Scusa, se prendo qualcosa la posso buttare in faccia? Ok, a parte che ci sta... Aspetta, c'è qualcosa che mi è apparso? Quando si... Ah, premi... Ah, chiamare. Vabbè, Skit, ma allora a questo punto, scusami un attimo, ma allora sono anche gli sviluppatori che spoilerano Manetta. Cioè, i fan... Cioè, è uno spoiler continuo questo secondo capitolo. Mi sa che devo fermare, giusto? No. Ma che devo fare? Ah! Dobbiamo romperlo. Ma la posso colpire per curiosità? No, va bene! Mi aspettavo di essere morto. No, c'è proprio il martello. E ora? Devo scappare? Che è stata la composizione degli orsetti? Volevo farmi uccidere apposta, no. Mi aspettavo una bella scena, no, niente. Ma sono stato schiacciato come, come avrebbe fatto King Kong. No! Il bucato fregare, perché lei è diventata così? Oh, porca nuca! Oh, se vabbè, mo? Forse mi devo nascondere qua. Ma poi ha le braccia proprio tutte... deformi. Guarda Vincent, questa cosa che hai detto la potranno capire solo a chi ha giocato a Left 4 Dead, quindi in pochissimi presumo qui in chat. Ok, e ci ha lasciati stare. Tanto prendiamo Stash e proseguiamo la nostra avventura. Non passava papà gamba lunga, mo è toccata a lei a seguirci. È veramente molto molto presa da quel cariglion. Ma... Oh, se prima mi allontanava delicatamente, tra virgolette, ora ci ammazza proprio. Bisogna trovare qualcosa qui, no?
Ecco, 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 ecco. Questa si incazza. Ma non se ne va. Oh! Six, e quanto sei brutale! Ah, è vero! Grazie Letizia, sono appena morto! Penso che debba chiamarla qui! Oh! Ma avete visto? Mi ha spinto dentro la porta e sono volato dall'altra parte! Oh no! Ma questa è proprio esaurita. Vai. Non tanto ce la facciamo, eh? Si è rotto finalmente. È come se fosse posseduta da quel Carillon. Infatti i piedini molto curati, eh? A furia di correre, scalza. Le sono usciti i calli. Dai, sfondiamo quest'altra porta. Ah! Ma noi abbiamo a che fare con ben... 4 ingressi. Oh! Ma il ciclo per caso, perché a volte le ragazze si comportano così. Ora! Questo era... Era una fesseria. Ma pensate... Sì, Letizia, ovviamente, cercando su YouTube. Allora... Se ora ci lascia dare il colpo di grazia. Devo commentare questa ulteriore morte. Si vede che non sono abituato a chiamarla. Aspetta, prima la prendo in mano. Vai! Ah, ultimo colpo! Credevo fosse già finita. Finalmente Six è ritornata alla nostra piccola a dimensione naturale. Scappare? Che è quella roba che sto a vedere? Ancora occhi su occhi? No, basta. Oh, mono! Ok, questa parte è fighissima. La boss fight finale con Six non mi era tanto piaciuta, ma questa parte è proprio d'impatto. Ma che schifo è? Ma perché mi ricorda qualcosa da Akira? Ma non voglio dire altro per evitare spoiler, però... Mamma mia, i brividi! Tutte queste pulsazioni... della carne. Vai, vai! Beata lei che sta più avanti di noi! Beata lei! Six, la prossima volta ti seguo! Qua, Steffi, hai spoilerato Scooby-Doo, ma ti dobbiamo bannare per un mese. È male sta cosa, Steffi. Sto scherzando, se nessuno l'avesse capito. Salta!
Madonna! Oh, e continua a seguirci! Zatti maledetto a te! Non mi dite che lui ora muore! Sarta! Madò! Cosa mi dice che mo cade di sotto? Eh sì, vabbè, era prevedibile, dai! Anche se a me è sembrato che lei lo abbia buttato di sotto di proposito, onestamente, non so, mi viene... Non so, ho avvertito questa sensazione. E mo? Oh, mamma mia, questo si è ritrovato qua in mezzo. E lo posso pure controllare. Non vorrei stare al suo posto. Sedia. Che sta succedendo? Quando uno si dice mi sento osservato. Infatti questa sedia la vedo come una specie di trono. Ok, ora siamo qua. E finisce così? No, un attimo. Ma non mi dite che questo è Papa Gambalunga? E magari... Cioè, quello che stavamo controllando era il Papa Gambalunga del passato? Ma sa proprio di sì, raga. A questo punto è così. Il tipo lungo impiccato del primo gioco non me lo ricordo, devo essere sincero, ma sono passati troppi anni. Guardate quanto è bello. Forse ecco perché aveva rapito Six, per tradimento. Chissà, può essere tutto un collegamento. Ma più che altro bisogna capire perché il protagonista voleva salvarla e... Purtroppo qua è un gioco pieno di interpretazioni.
vabbè, Xanxus col cavolo che li compra i DLC. Non penso proprio. Già il primo... cioè, già i DLC del primo non è che sono risultati così fantastici. Grazie per la pubblicità. E questo cosa dovrebbe significare? Che ci viene mostrata la sua parte malvagia? Non riesco ben a capire che cavolo è che cavolo c'è disegnato lì sopra. Ah, il volantino delle fauci. Ho capito. Ah, questo era. Vabbè, raga, ma è durato veramente pochissimo. Sì, comunque sapevo già che era un prequel. Vabbè, e finisce così.